No, io proprio non ci credevo, proprio è stato mio padre che era convinto che io potessi farlo e io proprio assolutamente, ancora sono scettico dopo tanti anni, non so quanti sono, 25, 26, non lo so, ma sono ancora scettico che possa fare l'attore e dico ogni giorno non se ne sono ancora accorti che non lo posso fare. Blacco Partenope è un film sorprendente, veramente quando lo vedi la cosa che ti viene da dire di più è che sia sorprendente per come è stato realizzato, per la difficoltà che aveva questo film di essere realizzato, tutto girato a Napoli sotterranea. E devo dire che è un thriller che ti mantiene col fiato sospeso per tutto il tempo e insomma al cinema ha avuto un grandissimo riscontro, speriamo adesso di vederlo tra un po' di mesi su piattaforme, adesso sta un po' in giro per arene estive e così che tutto il pubblico anche internazionale possa goderne. Guarda, diciamo grosse ispirazioni no, no, ovviamente non ne ho avute non avendo ucciso ancora nessuno, ma potrei iniziare con te, no, scherzo. E diciamo che l'ispirazione veniva dalla scrittura di Maurizio De Giovanni, a cui in questo momento particolare gli mando un grandissimo bacio e abbraccio, ma è una roccia per cui già sta molto molto meglio. E quindi la scrittura mi ha guidato in quello che è, diciamo, l'ispirazione per questo personaggio bellissimo, è stato un divertimento, non ti capita sempre, anzi quasi mai, di interpretare un personaggio con tante sfaccettature e tante anime al suo interno. Beh, ci deve essere assolutamente un altro modo, ci devono essere tanti modi, ognuno se ha uno sguardo critico che diciamo, trasmetta l'angoscia della vita che fanno queste persone o che gli si possa ridere contro e sopra o fargli una pernacchia come questo film certe volte a me mi fa pensare che sia proprio una pernacchia eduardiano, ecco, eduardiana alla camorra e a tutto quello che è questo stile di vita assurdo che ci rovina l'esistenza. Quindi sì, ben vengano tutti i punti di vista, purché critici su questo mondo. Più vicino a me non ti saprei dire, sono tanti film che io ho veramente amato, partendo da uno dei primi che ho interpretato, che è quello di Antonio Capuano, Polvere di Napoli, Ribelli per caso, Ormai è fatta di Monteleone, tantissimi personaggi che mi hanno fatto anche all'inizio della mia carriera capire che c'era un mondo da esplorare meraviglioso. E poi ovviamente sono stato molto usato per la commedia e ci sono dei mondi che non sono stati ancora esplorati del mio essere attore, che probabilmente neanche io conosco perfettamente. Qualcuno cercherò di scrivermelo, me lo sto scrivendo da solo per cercare di portarlo al pubblico e anche di, come dire, sperimentare un altro punto di vista. Progetti futuri, ho appena finito di girare un film americano molto molto interessante, una commedia molto molto divertente. Inizierò a girare il film di Ruggero Cappuccio, Shakespeare, Re di Napoli, tratto dall'omonimo capolavoro teatrale che ha girato per 30 anni ormai. Saremo io e Alessandro Preziosi i due protagonisti. Non vedo l'ora di iniziare a girarlo. Uscirà il film di Giampaolo Morelli, insomma, un bel po' di cose, diciamo, che ci aspettano, quindi molta felicità.